Buongiorno! Ciao a tutti! Secondo Stellato del 2021, oggi vi portiamo da Casual. Diciamo anche dove siamo? Questa è Bergamo Bassa, noi siamo Bergamo Alta. Nevica e mi sto ibernando. Quanto freddo fa? Tantissimo! Affumicato di oliva nera. Ho molta fame, quindi se non ti dispiace, comincio io. Ha un sentore affumicato che lo rende particolarmente piacevole. Lipona, Royal Reserve. In questo caso una maggioranza di pino nero al 76%, la base della 16, comunque la parte di affinamento in legno, alle sue spalle comunque. Abbiamo una maggioranza sempre di pino nero, la Maisonne di Reims. Una fermentazione in legno sulla 2012, che poi viene completata da circa un centinaio di altri vini, comprensivi di millesimi un po' più vecchi. A sto giro me lo sono ricordata di brindare. Siamo di fronte a voi con una nuvola al bergamotto, un ragù gustoso di glaceola e finger lime a concludere in superficie. Sul cilindretto di legno è una pralina di maialino, ribes e uva spina. Sulla bulle dorata una brioche sfogliata farcita con polpo al vapore. A fianco un piccolo raviolo esternamente fatto di verza, all'interno tartar di lampuga, e completiamo con due salse, una a base di olivello spinoso e l'altra salsa manzo dry age. Una piccola frittella che viene farcita con pasta di salame nostrano, è già diviso a metà, quindi non c'è da litigare. Completiamo poi con due salse, una di melacotogna e l'altra di peperone crusco. Tartelletta salata di arachidi, semi di zucca tostati e puntarelle. E in ultimo la caramella croccante di acqua di mare e schie fritte. Wow, incredibilmente soffice e morbida. Questa è assolutamente una nuvola. Incredibile, mi sono ricordato che cos'è questo. Qui c'è del maiale. Sai che cosa mi ricorda? L'interno dei bao, anche se questo è freddo in realtà. Aveva detto che c'era un qualcosa tipo un frutto di bosco dentro. Mi sembra già tanto che mi sono ricordato che c'era il maiale. Adesso non esagerare con i frutti di bosco. Raviolo di verza. Quindi mi stai dicendo che anche tu sei stata attenta? Verza, uguale, fresco e croccante. Mi ricordo anche il prossimo, polpo. La mission di oggi è stare attenti. Vediamo quanto dura. Questo è caldo, sembra una focaccetta, una brioche anzi, al gusto polpo, molto buona. Deliziosa. Quello è già diviso in parti eque, quindi non si litiga. Crosticina croccante fuori e dentro è ripieno, il mio preferito finora. Puntarelle, cetrioli e semi di zucca. Ha una nota di menta buonissima. È un'esplosione di sapore in bocca. La nota di acidità è quella che gli dà quella sferzata in più. È un bel esercizio il fatto di non stare attenti per poi mettersi alla prova e vedere se quello che diciamo corrisponde a quello che ci è stato descritto. Ed è arrivato il menù, ovviamente. Andiamo di degustazione casual experience. È una degustazione alla cieca. Non sapremo né cosa arriva né quanta roba arriva. Fran, ci stai facendo le storie per Instagram? Mi raccomando, che è un pubblico molto esigente quello di Instagram. Siamo ancora i benvenuti per il momento. Andiamo con una crema di patate allo zafferano, l'accompagniamo con tuorlo marinato e bottarga greca. In accompagnamento la nostra focaccia, lievito madre ed extravergine. Crema di patate allo zafferano, tuorlo marinato. Che piatto incredibile, leggero, fresco, croccante e molto saporito. È talmente setosa e gialla che sembra crema pasticcera, ragazzi. Fenomenale. Cosa succede quando in un piatto avanza della crema setosa e gialla? Ora sì che mi sento a casa. Quindi la focaccetta con cui abbiamo scarpettato era deliziosa. Però il fatto che ci abbiano portato anche il coltellino mi fa pensare una sola cosa. Pagnotta di farina integrale e lievito madre. I nostri grissini al pimenton, una paprika dolce dal gusto leggermente affumicato. Burro demi-sel, aggiungiamo una piccola parte di sale durante la montatura del latte, a base di latte di vacche rosse. Il mio tesoro! Guai a chi me lo tocca! Un po' sono dispiaciuta di rovinare quest'opera d'arte, ma un po' anche no.
abbiamo un sake dai Jinjo Yagashi, un produttore del 1400 della zona di Kobe. Abbiamo una bramatura del riso, quindi una lavorazione del chicco molto alta, questo permette una esplosione di profumi sempre in un contesto molto delicato e soffuso, come tipico dei sake, però molto molto elegante. È sempre bello quando si torna in Giappone, che sia il sake o che sia qualcosa da mangiare, il naso è un campo di fiori praticamente. Crudo di gamberi viola, accompagniamo con caramello di mandorla alla base dei gamberi, acqua di mele renette, a fianco la testa del gambero fritta in tempura e la accompagniamo alla base con una crema fatta della bisque degli stessi gamberi. Il gambero è burrosissimo, la nota di mandorle è incredibile, non l'avevo mai assaggiata in abbinamento con il pesce, super ragazzi! Il gambero è una caramella. Questa è la testa del gambero, fritta. E questa salsina a base di bisque, incredibile. Sembra peanut butter, sembra burro d'arachidi. L'effetto crunch è strepitoso. Vedete che sembra di raccogliere burro d'arachidi. Vorrei mica lasciare lì tutto quel ben di Dio. Adesso facciamo conoscere questi due elementi tra di loro. Proseguiamo con il pietro bianco di Daniele Portinari, è una garganica in purezza dei colli iberici che hanno questo sottosuolo vulcanico che dà una bellissima sapidità ai vini e in questo caso la solforosa aggiunta è praticamente nulla, quindi vedrete un vino non filtrato, leggermente torbido ma è la sua caratteristica principale, proprio molto salato al palato. Ha un'acidità super spinta e ha un fin di bocca quasi affumicato, molto particolare. Signori, continuiamo con il nostro morone crudo con broccolo di torbole che assomiglia molto a un cavolfiore e caviale di arringa. Perché ridi? Perché ci vedi? Giano deve cercare di carpire l'audio e a questo giro il cameriere continua a spostarsi da destra a sinistra, da sinistra a destra e Giano da sinistra a destra. Il pesce è crudo, è molto tenero e l'accompagnamento di questo cremina di verdura lo rende particolarmente piacevole. Dalla Verdi Saperavi di Badagoni, azienda moderna solo negli ultimi 20 anni grazie a Donato Lanati, che è un enologo di Milano che lavora là da molti anni. Sono delle vigne molto antiche, sono circa una 60 di vitini bianchi diversi. La vinificazione è fatta in anfora, 100%, 2016 in questo caso un millesimo. Proseguiamo con anguilla arrostita accompagnata da ragù di anguilla e alla base un delicato pan brioche alle alghe. Completiamo con rabarbaro marinato in superficie, cime di rapa, semi di senape marinati e in ultimo jus di rabarbaro. Questo piatto è meraviglioso. È il piatto più bello da vedere che sia arrivato fino adesso. L'anguilla, il ragù e il rabarbaro fresco sono super piacevoli insieme. È buono, è bello, questo piatto le ha tutte secondo me. Mi piace da morire l'acidità che smorza la grassezza tipica dell'anguilla. Il pan brioche al fondo del piatto è come se fosse una scarpetta naturale. Cambia la classifica, raga, questo è ufficialmente il mio piatto preferito fino adesso. Potrebbe apparentemente sembrare che non stia finendo i vini. E intanto me li ciula Franci. Hai bisogno di una mano? Giorgio Mercandelli e il suo Bianco 2012, produttore che vedo conoscete già. Andiamo oltre il terroir, oltre il vitigno che non viene mai dichiarato, ma è proprio questo suo approccio molto naturale alla vindicazione della terra. Un po' di anfora la fa, lo vedete dal colore. Ci sono permesso di portare un bicchiere in più giusto del signore perché è un vino molto particolare e darà una bellissima parte speziata all'inizio e poi va scaldandosi a sembrare più un vino rosso che non un bianco, ma è ricordato alla cieca, quasi un Barolo molto vecchio. Trippa viene cotta in acqua di mare, accompagnata da ricci di mare e brodo d'aci. Da questa parte invece carpaccio di cuore di manzo, lo accompagniamo con curry, salsa al melograno e rosa di Gorizia. Questa è trippa. La parte sopra, che sto facendo un po' fatica a tagliare, è, credo, caramellata glassata. È molto buona. Qui c'è la famosa reazione di Maillard. Il carpaccio è delicatissimo e ci sono delle chips croccanti che sono queste qua. Non me lo ricordo.
Ma avevi detto che saresti stato attento. Però sulle chips c'è della paprika. I vini di Mercandelli sono sempre molto difficili da spiegare e da raccontare. Innanzitutto non si sanno i vitigni, ed è assolutamente vero che in bocca sembra un rosso. Addirittura io sento il tannino. Va provato. È bellissimo guardare Giano mangiare attraverso la telecamera. Sì, lo so, è un po' strano considerando che ce l'ho qui davanti. Claude Moulin di Thierry Germain. Siamo nella zona centrale della Valle della Loira, con questo Chenin Blanc da viti molto vecchie. Lo Chenin è un vitigno che si trova solo in Sudafrica e qui, da grandissima acidità come un Riesling. È un po' meno esuberante aromaticamente, però ha davvero una verticalità, una sapidità molto molto particolari. Qui abbiamo il millesimo 2016, un vitigno che può invecchiare lungamente, ma ci piace farvelo sentire anche in questa sua interpretazione un po' più intensa nella parte acida. Tra una portata e l'altra, io inganno il tempo un po' così. Proseguiamo con risotto mantecato al bagos, un formaggio stagionato di grande intensità. Ne gradirete l'equilibrio all'interno del piatto. Completiamo il risotto con dei cuori di sedano e chiocciole. Questo piatto mi piace un sacco perché sembra un po' una ciotola. Ciotola gigante, ma una ciotola. Il formaggio è saporito, ma è equilibrato dalla freschezza del sedano e le lumache lo rendono veramente goloso. Valentini Cerasuolo d'Abruzzo 2018 sul prossimo piatto. Andiamo a servire una versione un po' verace, non lo serviamo freddo, alla temperatura di un rosso per esaltarne questo suo lato selvaggio del Montepulciano. Sì. Grazie. Delle mezze maniche farcite con testina di maiale, scampi crudi e broccolo fiolaro. Questa cremina marroncina super acida si contrasta bene con la testina che sta dentro i maccheroncini. Andiamo nei Colli Tortonesi, a cavallo fra il Piemonte e la Liguria, una zona che sicuramente conoscete bene, Costa del Vento di Walter Masso, uno dei suoi parcellari a base di timorasso, suolo marnoso, annata 13, annata molto ricca, vedrete un colore quasi ambrato ma una grandissima esplosione poi di minerali, questo connubio un po' di propoli nel sentore e l'aspetto aromatico del Riesling quasi dell'idrocarburo. Filetto del rombo chiodato, cotto interamente alla brace, sull'osso, sfilettato al termine della cottura. Questo procedimento gli va a dare una grande intensità a livello di sapore nelle carni. Vedete il tartufo nero, al di sotto abbiamo delle cannolicchie crude. Nel piatto poi crema di nasturzio, salsa base di pastinaca e di arance amare. Completiamo il tutto con questa crema, praticamente una zuppa di vongole e riesling. Super delicato. Andiamo a Saint-Émilion con Mondeau, dello Château Tropical Mondeau. Questo è un appezzamento a parte, completamente di Merlot. Questa collina meridionale al sud del villaggio di Saint-Émilion, uno zoccolo praticamente di calcare puro, coltivato in biodinamiche. 2014 l'annata, che è stata anche abbastanza fresca a Bordeaux, questo dà una maggiore sensazione appunto di tonicità nel vino, non dei tannini troppo pesanti, comunque una bellissima parte speziata, tipica del vitigno e della zona. Mi sa che a sto giro, ragazzi, ne esco sconfitto io, non è da me. Allora, uno è fatto, basta. Dovevo dire solo quello. Ah, dovevo bere anche gli altri. Il problema, ragazzi, non è tanto che non ho finito i vini. Il problema è che mancano ancora un sacco di piatti. Qui abbiamo coscia di agnello, lucano al forno, erbe di campo, pistacchio e liquirizie. Mentre il germano reale cotto alla brace, al sangue, con lampascioni in salsa ponzu. Franci, tu hai ancora famissima, vero? Di la verità. Sì, sì. Rivedrei un po' i coltelli. La pelle sopra caramellizzata è molto gradevole e il germano è molto tenero. Molto germano. E i lampascioni sono piacevolmente aciduli e amarognoli. No, la carne è deliziosa. E l'insalata è croccante. Forse per la prima volta da quando abbiamo iniziato questo format degli stellati, KO tecnico, Franci non ce la fa più. Mi aiuti a finire i compiti, per favore? Considera che devono ancora arrivare i dolci. Anche io mi sento un attimino sazietto. Ci tenevo però a segnalare che io il mio secondo l'ho finito, eh. Grazie, Giano, che mi aiuti. Sì, ma sto per abbandonare anch'io, eh. L'importante è che quando verranno a ritirare il mio piatto sarà pulito. Per inaugurare quindi la parte dolce del menù, un piccolo e goloso predessert. Abbiamo un gelato rosmarino, cacao e bergamotto. Il rosmarino si sente tanto, ma lo rende particolarmente piacevole. Ti prepara al dessert che arriverà dopo. Sei preparata al dessert che verrà dopo? Per nulla. Per tutti quelli che volessero infierire sul fatto che non ce la facciamo a finire tutto, ce lo potete dire stasera in diretta su Twitch, ore 20.
come sempre, ogni domenica. Non mancate. Italia 1. Rotgen Aulese 2004 di Lovenstein, siamo in Mosella, quindi un Riesling dalla grande carica di dolcezza, ma sempre con una bellissima parte poi acida. Francio, vuoi provare il Riesling? Hai evidentemente bisogno del mio aiuto. Che buono. Come hai già detto tu altre volte, sembra un panettone. Sa di uvetta o un panettone liquido, che commento da sommelier tecnico. Alla base del piatto un semifreddo di cioccolato bianco e cavolfiore, al di sopra una chenella di gelato all'alga kombu, molto sapida, leggermente affumicata, foglia d'oro, cavolfiore cotto in plancia leggermente bruciato e una polvere poi di erbe amare. Per lei la crema bruciata di cachi, caviale, polvere di alloro e pistacchio. Questo sicuramente è un dessert molto particolare perché, come potete vedere, c'è il cavolfiore. Devo dirvi che c'è il suo perché. Ma passiamo al mio orticello, perché sembra un orticello effettivamente, ragazzi. Inutile dire che non ricordo più nulla e sono giustificato dal fatto che l'ora è tarda. Che buono. Allora raga, non mi ricordo neanche un ingrediente, però c'è del croccantino ed è sia sapido che dolce, quindi secondo me è un contrasto perfetto. In Alsazia, Hugel, questa antichissima maison fondata nel 39 del 600, vendemmia tardiva 2008, Gewürztraminer, dal Grand Cru pur non dichiarato dello Schönenburg, che è proprio alle spalle della cantina Reykjavir in Alsazia. Punto della situazione. Deve arrivare ancora un altro dessert. E Giano è lì che fissa i vini. Sarei curioso di sapere quanti bicchieri mi sono arrivati. Questi sono 5, ma secondo me mi sono arrivati almeno 10, 12, 15, 20, massimo 25. Proseguiamo con la nostra tartatène di mele. Andiamo ad avvolgerla in queste sfoglie di rabarbaro, accompagnandola poi di fianco con questo gelato alla vaniglia e il crumble al cacao. Per lei il nostro cardo all'arancia invece, adagiato su questo pan di Spagna croccante, molto intenso. Gelato al pistacchio, carote di polignano a crudo, fior di viola e acetosa. Siamo al secondo dessert, ragazzi. Ne arriverà un terzo? No. Mi hanno fatto cenno di no, ma era volutamente ironico. Siamo a posto. Franci, forse tu volevi un terzo dessert? Per un attimo ho temuto che sentendolo lo interpretassero come vogliamo un terzo dessert e stavo per uccidere Giano. È buonissima. Ho finito il mio ultimo commento in lucidità. Vado con una cosa sulla carta facile da descrivere, che è la tartatène col gelato, quindi super easy. Calda, morbida, delicata. Ragazzi, tartatène col gelato, più o meno l'abbiamo provata tutti, no? Molto buona. Allora abbiamo una tartelletta, pere e pinoli, fiore di calendula, poi una gelée di uva fragola, un finto limone con dentro una marmellata di limoni e yuzu, macaron con ganache di abete, cioccolatino caramellato e salato e una pralina con una farcia al sambuco. Tutto in un boccone solo, eh? Spizziamo il coperto. Spizziamo il conto. Momento del conto, il coperto, l'acqua, il caffè, i due menù degustazione, i vini solo per me, i due aperitivi, per un totale di 520, raga. Qualcosa da dichiarare? Paghi tu. Paghiamo tutti e due a metà. Scusa, ma noi siamo youtuber e non ce lo offrono il pranzo? No. No, perché la gente pensa che ce lo offrono, quindi... Ok ragazzi, siamo usciti. Sono le 6. Siamo cotti come sempre. Meno male che la chiusura degli stellati non se la fila nessuno, perché è qua che diamo il peggio di noi di solito. Location. L'ho inquadrata io con un minimo di lucidità quando siamo entrati. È molto molto bella. Luminosa, grande, ariosa. Bei tavoloni come piace a me. Il menù. Il menù è stato infinito. Questo è l'aggettivo che direi. Strano, perché ultimamente vedo solo menù corti. E spesso veniva portato un piatto diverso a me e a Giano. Ma vi ricordo che anche in questo caso vi ho indicato quali sono stati i piatti extra, dal colore giallo. Ci sono stati alcuni piatti strepitosi, i gamberi viola con le mandorle e l'anguilla con rabarbaro, che è stata la mia preferita in assoluto. Servizio. I ragazzi sono sempre super carini, il maître di sala super simpatico. Diciamo che quando andiamo in dei posti dove già ci conoscono, secondo me è tutto in discesa. È tutto in discesa, esatto, come in questo caso. Quindi ragazzi, conosceteci, cioè. Infine il conto. Aspetta, che spesso stava la macchina. Dopo la macchina. Infine il conto. 520 euro perché
due menù costavano 160 euro, più la degustazione i vini di Giano, più lo champagne che abbiamo bevuto inizialmente. Soprattutto i vini hanno fatto salire il prezzo finale. Esatto. Rispetto a quello che abbiamo mangiato, direi che è assolutamente coerente. Detto questo, noi ci vediamo stasera ore 8 su Twitch, come ogni domenica. E noi ci vediamo al prossimo video, domenica prossima, sull'argomento...